Noi qualche cambio ne abbiamo fatti 5 mercoledì, adesso domani qualcosina faremo ancora, quindi però poi credo che molto dipenda dal punto di vista nervoso, ma fisicamente qualcosa abbiamo speso, anzi più di qualcosa, due gare che abbiamo proprio dal punto di vista proprio nervoso, partite toste. Che altro dire? Io li vedo ancora non proprio recuperati completamente, però c'è ancora 24 ore e poi ci sono le motivazioni della partita, quindi vediamo domani, ecco. Siriliano era uno dei giocatori che doveva giocare dall'inizio, poi ho pensato fino all'ultimo, quindi gli ho anche detto proprio nell'immediato e sicuramente non ci è rimasto neanche tanto bene, però ha reagito da giocatore, quello che piace, quindi si è fatto trovare pronto, quello che ho detto ieri, quello che ho detto prima. Abbiamo fatto 5 cambi mercoledì, domani almeno 3 o 4 li faremo dall'inizio e nel corso della gara almeno tutti entreranno, almeno 6-7 giocatori, perché per noi sono state due partite, come per tutti, pesanti, però insomma noi a livello psicologico, mentale, sia la Juve e il Toro abbiamo speso. Il campo e il verdetto è stato quello, quindi complimenti a loro, hanno fatto bene, hanno fatto punti, insomma. Poi uno può dire quello che vuole, ma poi alla fine il calcio ha fatto proprio dei numeri, quindi 8 punti li hanno fatti. E quindi in merito a loro, questo è un'altra, insomma, delle difficoltà che troveremo, una squadra che sta bene, che ha fatto punti, che ha morale, entusiasmo e quindi una delle difficoltà che andremo a incontrare. E anche loro, insomma, l'idea del gioco è sempre quella, l'allenatore è sempre quella, giocatori importanti, poi insomma Greco e Megara, insomma, che aveva fatto benissimo a Siena, dietro hanno cambiato molto, il portiere, insomma, anche loro, insomma. Non è proprio così la stessa squadra, insomma, anche loro hanno cambiato almeno 4-5 undicesimi dei primi 11, poi, insomma, però è una squadra che ha fatto bene, 8 punti, poi, quindi se li merita. Adesso vedi che sono 7 punti, però noi pensiamo una partita alla volta e sicuramente all'inizio, insomma, il nostro calendario, però siamo stati bravi, abbiamo sempre preparato le partite con molta concentrazione, poi insomma, ripeto, in Serie A, partite facili non ce ne sono. Quindi insomma, siamo abbastanza contenti, ecco, di quello che abbiamo fatto, anche se la crescita credo che sia continua, ancora ci vuole, però insomma, lavorare con i punti, con l'entusiasmo dei risultati positivi credo che sia importante. Aiuti. No, Martino è convocato, convocato, convocato relativamente. Sì, disponibile fin dal primo minuto. Sì, disponibile. Mercoledì è quello che ho detto anche nel dopogara, cioè quando siamo andati sotto, poi dopo abbiamo pareggiato, poi i cambi erano tanti, mai visto così stanco Jorginho, Gomez, prima che un giocatore chieda il cambio è sempre difficile perché si vuole stare fino alla fine, però meno male, e niente, quindi, un giocatore che sta bene, è a posto, come Sandro tutti perché gli è altri. venuto per domani? Vediamo, vediamo, un po' come tutti gli altri, come Martino, come Jankovic, abbiamo diverse soluzioni. Jankovic non giocava, ha giocato mercoledì, adesso vediamo anche nei cambi, ecco. Si è fatto avanti nella lista dei pretendenti. No, vabbè, ma è stato bravo Luca a lasciarglielo. Di solito sono gli attaccanti che si prendono le responsabilità. Era un po' che glielo dicevo quando facciamo questi allenamenti, che hanno sempre il valore che hanno, insomma, gli allenamenti di calcio di rigore il venerdì e sabato con gli alberi, come diceva oggi Tony, è facile calciare il rigore con gli alberi dietro. Invece Jorginho è stato bravo anche con tanta gente. Ma io lo vedo in crescita, no? Uno poi valuta se è in forma, se sbaglia una palla, no? Credo che un allenatore deve andare un po' più a fondo, per noi un giocatore fondamentale, indispensabile, sicuramente uno di quelli che gli do anche più minutaggio perché credo che abbia bisogno di ritrovare. È chiaro che deve migliorare, può fare meglio come deve fare meglio gli altri, tutti, poi discordante perché uno sbaglia, non mi trovo molto d'accordo, uno può sbagliare, ma non cambia il valore del giocatore, e quindi, però anche lui sa che deve fare meglio, deve essere più continuo, però io sono contento anche se fa qualche errore, come di tutti gli altri, gli errori vanno accettati. Perché la squadra ormai ha un'identità, credo che insomma. Ci mancherebbe non stare dentro la partita, forse a Roma non sia stato dentro la partita dopo quei 2 minuti lì, poco, dopo magari si era entrati dopo, ma ormai era già tardi, magari poteva restare aperta fino alla fine, quello che glielo ho detto, anche il 2-0,
magari il palo di Alfredson o la situazione di Caccetti ce la potevano tenere aperta fino alla fine. La partita bisogna starci sempre, indipendentemente da chi giochi o contro chi giochi. Quindi, questa la squadra me l'ha sempre dimostrato. Poi basso, alto, aggressivo, non aggressivo, però la squadra deve avere sempre l'idea del risultato.